Sindaco Visconti, che cosa vi aspettate dal piano strategico della città metropolitana? Sicuramente delle risorse e degli aiuti, perché tutti i comuni siamo in grosse difficoltà. Io poi, eletto da pochi mesi, ho un comune in dissesto, quindi c'è bisogno proprio di ausilio e di sinergia, poi dobbiamo stare tutti in una sola area metropolitana. Ecco, voi siete più vicini ai cittadini, se doveste indicare uno o due soluzioni che il piano strategico vi potrebbe portare? Io penso quella là che ci sta più sul collo come la spada di Damocle è quella famosa, l'edilizia scolastica. Lei lo sa le responsabilità che oggi rivestono proprio ai sindaci, perché quasi tutte le scuole di tutti i comuni, prendiamo anche con i fondi PIC, che noi non ne possiamo neanche attingere per un tipo di soluzione, perché poi la sicurezza dei ragazzi, che poi noi proprio in base a quella sicurezza dovremmo chiudere le scuole. Lei lo sa che poi andiamo a contrastare con i principi della Costituzione, del diritto allo studio. Ecco, lei è sindaco da pochi mesi, quindi non è imputabile a lei, però c'è una polemica sulla scarsa partecipazione dei sindaci all'attività della città metropolitana. Lei che cosa ne pensa? Che cosa penserà di fare soprattutto per il futuro? No, ma sicuramente oggi è come pensare a quell'Italia fuori dall'Europa. Io dico, pensare questi comuni in un modo assurdo, senza essere compartecipe con l'area metropolitana, perché poi ce lo dobbiamo dire, l'area metropolitana di Napoli è anche più grande di Napoli città, sia come abitanti che come estensione di territorio. Quindi lei ritiene che i cittadini della città metropolitana, ma i cittadini del suo comune, potranno avere un contributo da questo piano strategico? Io sono proprio convinto e certo di questo, ne sono proprio sicuro.